vorrei fare un bel omaggio a Claudio Bison, il mio amico Claudio. Lui ha fatto una battuta bellissima, che è questa. Io da giovane ero molto, ma molto precoce. Pensate che ho imparato a scrivere prima di imparare a leggere. E infatti scrivevo e mi domandavo, ma che cavolo sto scrivendo? Una bella trasmissione su Claudio Bisio e il Festival di Sanremo. Ah. Ma cosa stai dicendo? Che Sanremo già è finito. Sì? Ho perso Sanremo. Ma dov'eri in quei giorni? Dov'eri? Ma tu dici sempre delle cavolate. Adesso Sanremo. Sanremo è finito. Veniamo a sederti. Sì, vado via in Guarda, ginocchio, vado via in che presentiamo gli ospiti. Vado. Allora, questa sera abbiamo due ospiti importanti. Abbiamo il dottor Giacomo Parrotta, sovrintendente sanitario regionale dell'INAIL e dell'Emilia Romagna. Buonasera, dottore. Buonasera. E poi abbiamo naturalmente la dottoressa Daniela Bonetti, che naturalmente è medicina specialistica legale assicurativa medicina del lavoro. Spero di aver detto bene. Sì. Ecco, bene, ecco, quindi abbiamo due medici importanti, come vedi Eraldo, sono insomma dell'INAIL, quindi ci sono su quello che può succedere facendo certo, per ecco. Esempio, mi sono messo in ginocchio, ma non mi sono messo il caschetto, avrei potuto cadere e farmi male. Tagliamo delle domande, che tu sei seria, io no. Dai. Le devo fare, sì, tu non sei serio, forza, quindi se forza. Cadi con il caschetto chiedi al dottore o alla dottoressa cosa succede per l'infortunio. Esatto. Cosa succede, dottoressa, se uno cade? Si fa male, molto. Allora, se avviene sul lavoro può avere assistenza. E dipende ovviamente dalle conseguenze dell'infortunio, ma può avere assistenza sia economica sia sanitaria. Ho capito. Beh, infatti, insomma, c'è un corpo sanitario all'interno dell'INAIL di cui entrambi noi facciamo parte. Allora, io chiederei, cos'è l'INAIL, dottore? L'INAIL è l'Istituto Nazionale, un acronimo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è una struttura secolare che si interessa da sempre appunto della tutela delle problematiche correlate agli infortuni e alle malattie professionali. Infortunio, causa violenta in occasione di lavoro, malattia professionale, patologia cronica che si sviluppa in conseguenza di un'attività lavorativa. Ecco, ma come si sviluppa oggi la sanità nell'INAIL? Ecco, adesso faccio chiediamo parlare a lei, dottoressa. Allora, l'INAIL è un ente previdenziale, nasce come assicurazione sociale all'interno del sistema sociale. Serve, cioè, l'assicurazione che realizza il mandato costituzionale della tutela privilegiata dei lavoratori per difenderli contro il bisogno generato dal lavoro, quindi infortuni o malattie professionali. L'INAIL quindi è assieme all'INPS uno dei fondamenti del sistema previdenziale e rappresenta il polo della salute e sicurezza. Ma secondo lei, non so a chi devo chiederla, com'è l'INAIL, come sostiene oggi il reinserimento lavorativo? Il reinserimento lavorativo è in realtà diciamo il tassello più recente della tutela globale integrale che l'INAIL assicura al lavoratore, partendo appunto dalla parte curativa, alla parte riabilitativa, alla parte di assistenza sociale, alla parte di prestazione eventualmente di ausili oppure protesica, quando occorre. Il reinserimento lavorativo è dedicato a quelle persone che in conseguenza di un evento infortunistico sviluppano o una malattia, sviluppano una disabilità che potrebbe rendere problematico la continuazione dell'attività lavorativa, ovvero la possibilità di ottenere una nuova occupazione anche in conseguenza del danno generato in conseguenza appunto dell'infortunio o della malattia professionale. Ecco. Faccio una domanda anche sì. Io. Le faccio prima una stupida, poi una seria. La stupida è, ma voi tutelate tante malattie anche croniche. Io per esempio, facendo il comico, ho questa malattia della stupidità che avanza molto spesso con l'età. Non credo che sia tutelato da l'INAIL. Però quali sono i soggetti che, diciamo, a cui sono tutelati dall'INAIL? Questa è la domanda seria. Beh,
Certo, l'INAIL ha una vastissima platea di utenti che vanno dai lavoratori sia del pubblico che del privato, anche alla gestione per conto dello Stato, quali possono essere gli insegnanti, ma una platea che è di milioni di persone. È molto importante poi anche, certo, perché ci sono, se tu vai a vedere dei filmati in India, in Cina, che fanno dei ponteggi senza caschetto, senza scarpe infortunistiche, senza i guanti, senza questo, senza quello, magari uno quando lo vede in TV dice bravi, vanno su, però certo, poi non ti rendi conto di quanto può succedere se non sei tutelato, anche alle volte magari troppo, ma è meglio troppo che niente. E quali le tipologie di intervento sono previste, diciamo, ecco? Di inserimento? Sì. Sono fondamentalmente tre, cioè il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi di segnatura domotica, che è edilizia, che è impiantistica, e poi attività di formazione eventualmente delle persone che devono essere riadattate e riqualificate in caso di perdita della capacità lavorativa, e poi interventi di adattamento e adeguamento delle postazioni di lavoro e degli ausili e degli attrezzi che vengono utilizzati per l'attività lavorativa. Per ogni singolo lavoratore l'INAIL può prevedere di spendere, quindi di intervenire con contributi fino a 150.000 euro per questo tipo di attività. Però, sono 135.000 euro per il superamento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento e l'adattamento della postazione di lavoro, e 15.000 euro invece per le attività di formazione e riqualificazione. Beh, insomma. Come si attua la presa in carico e la realizzazione dell'intervento? Allora, l'INAIL ha questa struttura, è in realtà una sorta di rete, perché si parte dalla struttura centrale, il cuore pulsante che è Roma, poi ci sono le regioni, Bologna, e poi ci sono le strutture periferiche, ognuna per città. Cosa succede? Se una persona ha un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, in qualsiasi momento l'INAIL che lo incarico, ammettiamo la sede di Bologna, si rende conto che quella tipologia di patologia infortunistica o tecnopatica potrebbe influire modificando le capacità lavorative, e la prende in carico. Esiste una struttura che si chiama equipe multidisciplinare, che è composta da medico, infermiere, assistente sociale, amministrativo, eventualmente corroborata dalle cosiddette consulenze o per l'edilizia o per l'accertamento dei rischi, che prende in carico la persona. Sviluppa, eventualmente chiede alla persona, anzitutto la cosa fondamentale, l'autorizzazione a questi progetti, perché è fondamentale, certo, che la persona, sì, sia consenziente. Viene coinvolto anche il datore di lavoro, infatti si parla di un rapporto a tre, INAIL, datore di lavoro e assicurato, e il datore di lavoro è messo a conoscenza e deve dare ovviamente l'autorizzazione, perché qualsiasi tipo di intervento verrà fatto sul luogo di lavoro, con la collaborazione quindi non solo dell'assicurato ma anche del datore di lavoro. E procede quindi compilando una scheda progetto, questo progetto viene messo a conoscenza il lavoratore e il datore di lavoro, e in caso venga espresso da entrambi il consenso a sviluppare il progetto, il progetto viene preparato, viene dato al datore di lavoro, che farà la parte esecutiva. Dopodiché, una volta che la parte esecutiva è stata portata a compimento, potrà chiedere all'istituto assicuratore il contributo per tutto quello che farà. Ho capito. E quali le innovazioni previste dalla legge di stabilità? Beh, la legge di stabilità prevede quello che viene chiamato in gergo una rendita di passaggio. Mettiamo, l'INAIL tutela con la cosiddetta inabilità temporanea assoluta. Una persona che non è in grado di lavorare in conseguenza di un infortunio o di malattia ha la cosiddetta temporanea quotidiana, quindi quello che abitualmente prende giornalmente per lavorare, l'INAIL glielo dà nel periodo di malattia o nel periodo di infortunio. Cosa succede? Che quando però la persona guarisce, viene rimandato a lavorare, cessa questa parte di copertura di inabilità temporanea assoluta al lavoro. La legge di stabilità, col comma 583, prevede che se viene attuato un progetto e la persona, per poter rimettere a lavorare, ha bisogno che questo progetto venga realizzato, ancorché sia guarita, quindi non c'è più la prebenda rappresentata dalla inabilità temporanea, l'INAIL interviene dando il contributo per il 60% della retribuzione quotidiana al datore di lavoro, fino a quando il progetto non viene portato a compimento, anche per un anno, fino a un anno. Quindi è una certa garanzia. È una garanzia ulteriore a quella dell'inabilità temporanea assoluta. Bene, adesso voglio fare una domanda particolare.
così molto fuori, un attimo magari meno istituzionale, dei casi che vi ricordate molto strani o particolari? Vi sarà successo qualcosa di veramente, di infortuni strani o di situazioni particolari da risolvere, da portare avanti? Ma di infortuni strani o particolari ce n'è dappertutto, e in continuazione, nel senso che siccome la platea è molto vasta, tanto per fare i numeri, in Italia ci sono circa 700.000 infortuni annui, quindi una platea, e ci sono circa 60.000 domande di malattie professionali, quindi voi potete pensare a una platea, e capita un pochettino di tutto. Quello che sicuramente è veritiero, che le attività di prevenzione, in cui l'INAIL è intervenuto anche efficacemente negli ultimi anni, hanno fatto ridurre la percentuale di infortuni. Ecco. Si è passati dal... Io adesso sono purtroppo... Sì, non sono... Sì. Allora, per il momento... dei dati anche molto positivi, c'è stato un netto miglioramento. Per il momento sospendiamo un attimino le domande al dottor Nicola Parrotta e adesso andiamo qui alla dottoressa Daniela Bonetti, dopo riprendiamo un attimino. Ecco, specialisti in medicina legale e di assicurazione, io chiedevo a lei, dottoressa, e in sintesi mi può dire cos'è l'INAIL? Anche a lei glielo chiedo. Sì, come abbiamo già detto anche prima, è un ente a carattere nazionale, un ente pubblico, un EPNE, non economico, ha una gestione autonoma con criteri di imprenditorialità e di economicità. È un ente che gestisce il servizio a favore dei lavoratori, mentre previdenziale nasce, come avevo detto, come assicurazione, ma in realtà è molto di più, perché si occupa della tutela globale integrata del lavoratore che ha avuto un danno da infortunio, da malattia professionale. Ho capito. Sì. Eroghiamo sia servizi economici che servizi sanitari. Certo. L'INAIL, oltre che un'assicurazione, ha anche un componente sanitaria, giusto? Sì, appunto. Quindi è importante questo qui. Sì, insomma, sì. Ecco. Sembra poco conosciuto, ma l'INAIL eroga delle tantissime prestazioni sanitarie. Sì. Allora, se vogliamo guardare l'ultimo rapporto che riguarda l'anno 2016, adesso le leggo, sono 7.500.000 prestazioni sanitarie in un anno. Però. 700.000 prestazioni in ambito prime cure, 126.000 prestazioni riabilitative, oltre 10.000 visite fisiatriche e abbiamo avuto oltre 10.000 assistiti al centro protesi di Vigorso di Budrio, che è qui vicino. Ah, capito. Molto importante, sì, conosco. Sì. Sì, ma infatti. Ho rischiato di andarci anche io una volta, perché con l'INAIL, appunto, perché ho lavorato anche nell'edilizia quando ero molto giovane, mi sono tirato una pietrone da due quintali sul dito e sono andato all'INAIL e sono stati loro a curarmi. Quindi è stato proprio... Ecco. Allora, le chiedo, dottoressa, l'INAIL realizza varie iniziative, no? Diciamo, per la prevenzione. Mi racconti tra queste quella più importante che le sta a cuore? Allora, di iniziative di prevenzione l'INAIL ne ha tante, di tanti tipi. Io sono il referente regionale per la prevenzione e direi che quella a cui tengo di più è la realizzazione di un tavolo di lavoro interistituzionale, perché è fondamentale al giorno d'oggi l'integrazione e la formazione di una rete. Abbiamo costituito questo tavolo di lavoro con molti enti. Oltre all'INAIL ci sono l'INPS, c'è l'Istituto Ramazzini, a cui tengo particolarmente, esatto. Teniamo particolarmente. Certo, lo so, infatti. Ci sono i sindacati, CGIL, CISL, UIL, ci sono patronati, c'è il Comune di Bologna, ci sono enti, ci sono associazioni di volontari, noi tutte per Bologna, noi tutte per l'Italia. C'è l'ANT, si è unito anche l'Ordine dei Medici di Bologna.
Quindi è un tavolo che si propone di promuovere la prevenzione contro le malattie professionali, soprattutto quelle oncologiche, e si propone anche l'emersione delle malattie professionali. Certo. Ma concretamente avete realizzato qualcosa su sì, questo? Sì, abbiamo, sono 2 anni che stiamo lavorando e abbiamo realizzato varie cose. Abbiamo realizzato, per esempio, io ho portato, adesso si farà fatica a vedere. Ma magari lo facciamo vedere, provi un attimino. Sì, sono 2 guide che possono essere scaricate anche da internet, potete cercarle dal sito dell'Ordine dei Medici e anche nel sito del Comune di Bologna e anche presto su Superabile e anche su altri siti delle associazioni che fanno parte del tavolo. Comunque lo potete cercare dal web con le parole chiave guida amichevole Bologna e poi malattie oncologiche e del caregiver. Certo. Sono 2 guide che in sintesi riportano le normative che permettono di avere dei benefici e di vario tipo, sia sanitari che economici o agevolazioni per i soggetti che hanno avuto delle invalidità o non solo INAIL, perché al tavolo fanno parte anche l'INPS, per esempio. Ma questo qui può essere utile a chi purtroppo è ammalato, ma fate almeno la prevenzione concreta, quindi questo è importante, no? Diciamo, non è l'unica iniziativa che noi facciamo. Certo, la guida serve a chi ha già avuto un problema, ma noi lavoriamo anche sulla prevenzione concreta per cercare di evitare che le persone si ammalino o abbiano degli infortuni. Esatto. Abbiamo in conto un'iniziativa sia di formazione che di informazione, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. La presenteremo a un seminario che si terrà presto, il 18 di marzo a Bologna, al Comune di Bologna ci ospita, e al quale sono invitati sia le associazioni datoriali ma anche tutti i cittadini, al quale anzi invito anche gli ascoltatori. Il 18 di marzo. Mattino dalle 9 fino al pomeriggio. Ci sarà questo evento che avrà tanti presso il Comune di Bologna. Nella Sala Farnese. Nella Sala Farnese, Comune di Bologna, 18 marzo. Il 18 marzo, sì. Fin dal mattino. Sì, credo che sia molto importante, parteciperanno varie autorità, senatori, onorevoli, oltre che ovviamente rappresentanti del Comune. Ci andiamo. Beh certo, anche perché io devo andare a vedere se si riesce a fare una certa prevenzione sulla stupidità, insomma, perché ormai. Beh, infatti bisognerebbe. In pubblicità. Sì, ecco, bene. Allora, cosa dire? Vogliamo dire, appunto, credo che con la dottoressa abbiamo terminato anche con lei, ecco, diciamo che il dottor Giacomo Parrotta, ecco, io voglio dire che è un medico di guardia, di medicina medica turistica, guarda. Forse questo riguardava quella che era la mia attività di 35 anni fa oramai, mi sono laureato nel lontano 1982. Quindi ha fatto un po' di tutto. Ho fatto anche l'ufficiale medico, diciamo che adesso da 30 anni adesso sono un dipendente dell'INAIL e ho percorso tutte le tappe, da assistente medico fino ad aiuto, fino alla figura primariale, adesso mi onoro di essere ospite della sovrintendenza dell'Emilia. Allievo ufficiale, poi ufficiale medico, certo. Beh, diciamo, non è mica poco. Ha partecipato poco. Anche a tutto, alla guerra, al 15-18-45. si vede dai capelli canuti e anche... Però siamo ancora qui.
Invece, ecco, invece lei, dottoressa, ha questo incarico molto importante nell'INAIL perché per la prevenzione. Siamo prevenzione. In pubblicità. Certo. Dobbiamo staccare. Ecco, un attimino, adesso diciamo il nome. Salutiamo. Salutiamo il dottore, salutiamo, grazie molto. Grazie a voi. Grazie per dottoressa voi Daniela per Bonetti. Anche da parte del nostro istituto. E il dottor Giacomo Parrotta e salutateci l'INAIL, ecco, grazie. La prossima. Grazie di cuore. Grazie. Grazie molto, veramente.